uno degli aspetti più importanti di questo progetto era appunto l'approvvigionamento del materiale vivaistico. Questo è stato il motivo per cui abbiamo scelto di creare qui in loco un piccolo vivaio forestale. Attraverso una scelta curata delle piante madre più importanti e soprattutto che dal punto di vista genetico davano la garanzia di un materiale di qualità, sono state fatte la raccolta dei semi delle piante, trasportate in vivaio, piantate all'interno di vasi come questo e fatto crescere circa 50.000 alberi per poi poterli piantare all'interno delle aree che nel frattempo erano state preparate dal punto di vista ambientale. La scelta, tra l'altro, di fare un vivaio qui in loco, all'interno del nostro comune, aveva due aspetti importanti. Uno dal punto di vista economico, perché creare il materiale qui in casa ha creato sicuramente delle economie di scala all'interno del progetto. Secondo motivo, il vivaio attualmente viene ancora utilizzato, quindi anche una volta terminato il progetto, l'amministrazione utilizza il vivaio stesso per continuare a produrre piante come queste e come quelle che vedete qui a fianco a me, per poterle poi donare alla popolazione, quindi continuare un'attività di divulgazione di questo progetto e incentivare la piantumazione di questi alberi anche nelle aree private. Nella gestione del vivaio ovviamente abbiamo avuto anche noi qualche problema. Alcune specie infatti non è stato così semplice trovare il seme al punto preciso di maturazione e quindi poi riuscire a ottenere la pianta dalla semina del seme stesso. Ovviamente questo ci ha fatto capire e creare assolutamente poi condizioni per poter capire quali erano i problemi legati a questa raccolta e quindi abbiamo risolto il problema semplicemente cercando le tempistiche esatte per la raccolta del seme. Un altro aspetto importante è che questo progetto e questa attività vivaistica è assolutamente replicabile. Infatti, qualsiasi amministrazione può creare una piccola serra come la nostra, formare adeguatamente il personale interno e semplicemente seminando e piantando alcuni semi in piccoli vasi come questo è possibile creare piante come questa. Questo materiale vivaistico ovviamente può essere poi utilizzato per poter proporre dei progetti di rinaturazione ambientale.